Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto una nuova video recensione. Allora, finalmente posso portarvi il Doctor Strange, tratto dal film proprio Doctor Strange della Marvel. La doll mi è arrivata la settimana scorsa, purtroppo per tanti impegni non sono riuscito a recensirlo prima, ma bando alle ciance, oggi vi porto una delle doll più belle che abbia mai visto dal vivo. Sono rimasto più che sorpreso quando l'ho tirato fuori dalla scatola. Però su di lui ci arriveremo dopo, passiamo intanto alla scatola che è pure una delle scatole più belle che abbia mai visto. Allora, al centro abbiamo tantissime piccole immagini tratte proprio dal film Il Dottor Strange. Qui al centro abbiamo questa strana apertura che vi mostrerò adesso con la scritta Marvel Dottor Strange MMS 387. Questa parte qui è praticamente il rilievo, funziona più o meno tipo una manovella di una cassaforte, potrei dire, perché si gira in questo modo, si può girare fino a 360 gradi, però dovete fare solo un piccolo movimento di 90 gradi e si apre la scatola. Veramente bellissima. All'interno troveremo la doll del dottore con gli accessori, lateralmente la scritta Dottor Strange e dall'altra parte il cast delle persone che se ne è occupato. Chiudiamo di nuovo la scatola. Sui bordi rimane molto semplice, abbiamo la scritta Dottor Strange. Di dietro le avvertenze, ancora una volta la scritta del dottore. Sull'altro bordo uguale. E come detto, questo è tutto, la scatola si apre in questo modo come vi ho mostrato, veramente molto molto figo. E adesso direi di passare direttamente al mitico Stephen Strange. A tra poco ragazzi. Ok ragazzi, continuiamo con la doll, come al solito direi di passare prima agli accessori. E dopo passeremo al mitico Dottor Strange. Vi dico già adesso che alcuni accessori purtroppo non li ho messi adesso qui, ve li mostrerò dopo quando farò un piccolo taglio per mostrarvi il dottore in tutto il suo splendore. Allora, accessori che vengono dati a disposizione. In tutto abbiamo 4, 7, 9 mani di ricambio. Mani, devo dire, molto particolari, sono stati ricreati molto fedelmente al film. Per chi non ha mai visto il Dottor Strange, praticamente una delle cose fondamentali che bisogna sapere sul Dottor Strange, lui è un chirurgo e purtroppo dopo un incidente stradale con la sua macchina sportiva si frantuma praticamente tutte le ossa delle mani, cosa fondamentale per un chirurgo, e dopo tantissimi interventi per ricostruire proprio l'ossatura delle mani, purtroppo non riescono a guarire di nuovo come erano all'inizio, gli rimangono tantissime cicatrici proprio sulle mani, come detto, e quindi sono state ricreate nello stesso modo anche da Hot Toys. Devo dire molto molto bene, come si può vedere questi lineamenti non sono adesso le ossa, ma sono cicatrici proprio che ha lui sulle mani. In tutte quante le mani che vengono date a disposizione, che ricordano, come detto, proprio le cicatrici. Forse avrebbero potuto fargli un po' il painting, mi riferisco, un po' più marcato per notarli molto di più, però devo dire mi piacciono molto, ricreati molto molto bene. Poi passiamo avanti. Un libro molto particolare, perché sappiamo, per chi ha visto almeno il film, da questo libro viene rubata proprio una pagina da Caecilius per fare i suoi riti mistici, richiamare una creatura in particolare che, come detto, per chi non ha visto il film adesso non voglio spoilerare. Il libro è ricreato veramente molto molto bene, si può aprire, all'interno ci sono delle pagine, quindi non è vuoto in questa lingua, dei simboli. Molto molto ben fatto, alcune pagine si ripetono però ce ne sono veramente tante anche differenti, molto molto ben fatti. Poi passiamo avanti, altri due accessori. Vengono date due collane, una con l'occhio aperto e un'altra con l'occhio chiuso. Quella con l'occhio chiuso adesso l'ho direttamente messa sul Dottor Strange, questa qui è con l'occhio aperto, con l'occhio di Akamoto. Sappiamo che l'occhio praticamente è una gemma dell'infinito. I sling ring, che praticamente sono degli anelli che possono aprire
le porte per un'altra dimensione, la dimensione specchio, sappiamo, se non mi sbaglio, vengono usati anche per aprire degli squarci per passare da un posto all'altro, anche a grandi distanze. Ne vengono dati anche due, identici però. E poi, altri due accessori molto grandi, sono questi due dischi, che praticamente nel film l'antico, che è il mentore proprio del Dottor Strange, gli insegna che può crearsi delle armi con la forza delle energie che lui ha dentro. Deve solo immaginarli, e con tanto impegno e pratica può ricreare proprio questi dischi, un po' tipo alla Capitan America, e con questi si può difendere. Molto molto grandi, sono tutti e due identici. Ok, adesso direi di passare direttamente al dottore. Forse scendiamo un po' per mostrare il tutto meglio nel dettaglio. Devo dire, il dettaglio per questa doll è un qualcosa di fenomenale. Poche altre doll ho visto che hanno una rifinitura come questa, è incredibile. Allora, praticamente lui ha questi stivali con delle fibbie in tessuto blu, veramente molto molto belli. Stivali sono tutto un pezzo, non credo che abbiamo delle articolazioni separate sulle caviglie, però vi posso già dire adesso che le articolazioni di questo dottore sono il top. Questi qua, tutte queste, come detto, queste fibbie oppure questi lacci, sono tutti veri, non c'è niente di scolpito. Ok, questo qui è quello che riguarda gli stivali. Adesso saliamo. Lui ha questo abbigliamento un po' tipo da monaco Shaolin, almeno l'antico è vestito in quel modo, quindi credo che anche gli altri abbigliamenti che vengono mostrati nel film hanno a che fare con questa cultura. Tutti naturalmente in tessuto, qui non c'è niente di scolpito, sono tre strati attaccati. Di sotto ha un altro pantalone che va quasi sul nero, è un grigio scuro. Salendo, adesso saliamo anche con la telecamera. Ok, qui c'è l'altro sling ring, quell'anello che vi avevo mostrato prima. Qui abbiamo tantissimi gancetti dove possono essere proprio attaccati questi anelli. A questa cintura o doppia cintura, questa qui nera di sotto, che in parte in tessuto, in parte in plastica. Questa qui proprio sopra l'altra cintura credo sia in plastica, però non ne sono al 100% sicuro. Altri lacci proprio sotto le maniche o qui proprio accanto al bacino. È veramente incredibile il lavoro svolto su questa doll. Facciamo un'altra piccola panoramica. Adesso saliamo ancora un po'. Questa è l'altra collana con l'occhio chiuso, fatta molto molto bene. E adesso saliamo al pezzo forte, che è Let's Sculpt di Benedict Cumberbatch, scusate, che è un qualcosa veramente di fuori di testa. Questo head sculpt è veramente mostruoso, è bellissimo. Vi posso garantire che anche se si vede bene in video, dal vivo vi farà cadere dalla sedia. È spettacolare, veramente, è geniale, perfetto. Qui la somiglianza è uguale, è proprio lui, è uguale se si vede di profilo, di fronte, la capigliatura, anche se scolpita, però ricreata molto molto bene, anche per esempio con questo tocco di grigio che lui ha accanto alle basette. È veramente bellissimo, anche la barba stesso, come è stata ricreata, è un qualcosa di favoloso. Adesso però allarghiamo, come potete vedere qui io già ho posizionato, scusate, altri accessori, anzi già che ci siamo mettiamo il libro proprio accanto. Ho voluto ricreare una piccola scena proprio del film, quando lui per la prima volta fa quello che non dovrebbe fare, sperimentare proprio vecchie formule di questo libro, e per la prima volta si accorge che questa collana
che lui adesso addosso si può aprire, adesso la cambiamo con quest'altra, e l'occhio spunta fuori proprio da questo emblema, comincia a luccicare come questi strani dischi che si formano proprio sulla sua mano e il braccio. Devo dire, su questi dischi, ragazzi, dovete fare molta attenzione, guardate il libretto delle istruzioni, perché non è facile per niente, perché si devono inserire, prima si deve togliere la mano, poi si deve inserire questo qui più grande, però fate molta attenzione perché questi lacci che praticamente lui ha qui sui polsi, come detto, sono veri, quindi non spingete con forza, ma dovete inserire prima il disco e far passare questi lacci e poi spingerlo all'indietro, almeno con questo qua grande. Questo qui piccolo invece lo dovete inserire proprio minimalmente più avanti di dove si trovano questi piccoli laccetti. E poi l'ultimo vengono praticamente non attaccati ma appoggiati alle dita, dovete mettere la mano in una posizione ben precisa, così che sta già un po' in alto, vediamo, forse lo sto un po' meglio, esatto. Praticamente dietro questi dischi, la stessa cosa vale anche per gli altri arancioni, hanno dei piccoli gancetti di plastica, però che non vengono proprio attaccati ma vengono appoggiati sopra le dita per far tenere questo strano disco praticamente fermo. Si può fare, non è difficile, dovete perderci solo un po' di tempo, dovete posizionare, come detto, il braccio più o meno in questo modo affinché non cada, quindi proprio dritti non lo so se si può fare, dovete sicuramente piegare anche un po' il polso, però non è una cosa difficile. Ok ragazzi, questa qui era la prima occhiata al dottore, adesso faremo un piccolo taglio, vi mostrerò gli ultimi accessori e la base soprattutto originale, perché come sicuramente avrete notato questa qui non è la base originale, l'ho messa io, quindi ragazzi a tra poco. Scusate ragazzi, non passiamo, ancora non siamo alla parte finale, pensavo di mostrarla adesso perché dopo mi viene un po' male. Brevemente sulle articolazioni, allora vi ho detto che è top, le braccia si possono alzare perfettamente fino a questo punto, le spalle si allargano fino a questo punto, indietro, avanti. Sullo sculpt neanche ve lo dico a fare, è assolutamente perfetto, avanti, indietro, giù, su, si può girare a 360 gradi. Forse lo tolgo adesso un po' dalla base. Le gambe si possono piegare perfettamente in avanti più o meno fino a questo punto qui, in indietro un pochettino, però di solito in indietro non vengono fatti mai niente. Solo sul busto è un po' rigido, per essendo che abbiamo questa cintura, ma poco importa, il resto è assolutamente top per ricreare almeno le scene fondamentali del film. Ok, adesso però passiamo alla parte finale. Ok ragazzi, passiamo adesso alla parte finale, come potete vedere ho messo proprio questi dischi di energia con il mantello molto particolare del Dottor Strange, perché ha visto il film. Veramente, questa qui è la base originale che viene data a disposizione, con la scritta, la targhetta Doctor Strange, qui in basso anche il logo del film. Naturalmente viene data, in questo caso dovrebbe essere un Dynamic Stand, cosa che non lo è, perché viene data questa asta di plastica con il classico mollettone, però come potete vedere questa qui è solo la classica asta trasparente, quindi non quella snodabile in metallo, che io non userò mai perché prima di tutto la base occupa troppo spazio e secondo di queste aste qui non me ne faccio assolutamente niente su una dolle del genere. Sì, è chiaro, il Dottor Strange sappiamo che può volare, però lo preferisco più in una posizione all'impiedi che volante, anche se si possono ricreare sicuramente bellissime scene. Adesso però passiamo brevemente al mantello, che devo dire è fenomenale, foderato di una stoffa assolutamente bellissima, all'interno è molto liscio. Passiamo adesso di dietro perché è veramente molto, molto particolare. Dalla parte destra praticamente è più corto e invece sulla sinistra è più lungo, quindi si riesce proprio a coprire completamente la spalla. Questa qui è una cosa che è anche così nel film. E il lavoro che è stato svolto su questo mantello è un qualcosa di geniale,
veramente a livello sartoriale è un qualcosa di fuori di testa. È veramente bellissimo. I dettagli sono qualcosa di spettacolare. Nel libretto di istruzione viene mostrato che praticamente proprio qui dove c'è il colletto ci sono due calamite che tengono ferme proprio questo mantello, però devo dire calamite che servono a poco perché anche se non ci sarebbero state terrebbe perfettamente la posizione perché è molto aderente. Allora, questo qui era quello che riguarda, come detto, il cappotto. Ho tralasciato un altro accessorio che viene dato, che praticamente è il backdrop. Questo sfondo, che spero riesco adesso a posizionare brevemente, così che potete anche vederlo. Adesso però non straffermo perché devo inserirlo sotto la base. Un attimo, ragazzi. Oddio, questi esperimenti sempre al volo, è un po' una rottura. Ok, vabbè, sento che adesso non c'è proprio il dottore. Come potete vedere al centro abbiamo proprio un'immagine, se non mi sbaglio era del tempio dove proprio combatte il Doctor Strange contro Caecilius. Come detto, questo backdrop per la doll, molto bello devo dire, si può usare anche senza questa base, bisogna solo saper mettere la doll. E così possiamo mettere il nostro dottore proprio davanti. Allora, ragazzi, adesso però chiudiamo. Articolazioni top. Accessori, devo dire top, perché viene dato veramente tutto quello che si vede nel film. Anzi, devo dire, quando vidi per la prima volta questa doll, pensai su questa qua ci faranno sicuramente una versione special o una deluxe. Meno male non l'hanno fatto, quindi abbiamo tutti gli accessori veramente che vengono visti nel film. Somiglianza, che dire, qua non è top, qua è il top del top, è proprio uguale. Questo scatto è un qualcosa di fenomenale, è bellissimo. Voto a questa doll. Praticamente non ho trovato lati negativi per la prima volta. Normalmente dovrei dire che questo qui è un 10, veramente, perché non, come detto, non ho riscontrato lati negativi né nelle articolazioni, nella somiglianza, nella posabilità, è veramente tutto geniale, tranne forse se proprio volevo cercare il pelo nell'uovo, sono questi dischi praticamente che hanno un modo un po' particolare per essere appoggiati, per esempio in questo caso questi qui più grandi hanno un altro attacco ancora, sono sempre appoggiati fra le dita, però c'è un sistema ben preciso, prima praticamente dovete inserire il pollice e poi spingere le altre dita sotto questi gancetti o affaretti di plastica, però quando avrete capito come funziona vi posso garantire che non è difficile e reggono veramente, non, bisogna fare dei movimenti veramente bruschi per farli cadere, da soli non cadono così per come sono messi posizionati. Veramente il top del top. Allora, voto per me per questa bellissima doll, che tra l'altro anche con una scatola bellissima. Diamo per la prima volta un 10, secondo me se lo merita, forse gli unici lati negativi però che trovo io personalmente sono la base, perché è una base che non userò mai, essendo che è troppo grande, mi occupa troppo spazio, però si può cambiare benissimamente con un'altra, oppure se ne può fare uno direttamente custom, questo qua ora non è secondo me un problema esagerato, come detto la base uno la può cambiare, abbiamo uno sfondo, un backdrop, un diorama, e chi più ne ha più ne metta, veramente questa qui è una doll assolutamente fantastica. Ora, che il film sia piaciuto o meno è un altro paio di maniche, però sulla doll in se stessa non si può, non si ci può lamentare, è assolutamente fantastica. E questo qui io non lo dico perché è una doll mia, lo sapete, io sono molto pignolo. Su, se c'è qualcosa che non mi sta bene, la dico senza alcun problema. Non ho nessun problema a smerdare anche una doll che fa parte della mia collezione. Se c'è da dire che è una merda, se si pensa per esempio al mio John Connor, non ho nessun problema a dire che quella doll è fatta male. Però in questo caso, veramente è il top del top. Qui abbiamo di tutto e di più: accessori, posabilità.
somiglianza, accessori veramente a non finire, veramente il top. Ragazzi, questo qui è tutto da parte mia, io come al solito vi ringrazio della vostra attenzione, spero che questa recensione vi sia piaciuta, io vi rimando a un prossimo video, vi invito sempre a lasciare un like e un commento, a iscrivervi al canale, a passare alla pagina Facebook 16 Scale Italy, e questo è tutto da parte mia ragazzi, alla prossima!